Ciao a tutti i bambini di Fatas Memorina e benvenuti a questo piccolo corso di scrittura a fiabe. La scorsa volta io ho avuto un impegno, ma Cori è stata bravissima per spiegarvi la differenza molto importante fra fiabe e favole. E noi qua scriviamo fiabe, per cui oggi vediamo quali sono i personaggi più importanti presenti, sempre presenti nelle fiabe. So che la Fatas Memorina ci tiene tantissimo e voglio fare una bella figura con lei e con voi. Così, oggi vediamo i personaggi che sono sempre presenti nelle fiabe. Vediamo il primo, il protagonista. Il protagonista è un personaggio molto importante nelle fiabe ed è sempre presente. Spesso è l'eroe delle fiabe, è colui che deve salvare il regno da un incantesimo terribile fatto da una strega, oppure deve andare a salvare la principessa che è stata rapita da un terribile drago. È il personaggio forte, buono e coraggioso della fiaba ed è colui che spesso deve lottare contro il cattivo della fiaba. E mi raccomando, ricordatevi che l'eroe, per essere tale, deve sempre combattere il cattivo. Altrimenti che eroe è? Infatti, il secondo personaggio sempre importante delle fiabe è l'antagonista, il cattivo della fiaba. È colui che fa un incantesimo al regno, è il drago terribile che rapisce la principessa o la strega cattiva che ruba i tesori del re. Insomma, è il personaggio cattivo contro il quale sempre l'eroe deve combattere. Il terzo personaggio sempre importante e sempre presente nelle fiabe è l'aiutante o l'aiutante magico. L'aiutante magico è colui che aiuta l'eroe nel suo viaggio per trovare il suo tesoro, per salvare la principessa o per salvare il regno dall'incantesimo. Può essere una fata, può essere un mago buono che con la sua magia aiuta l'eroe a compiere il suo viaggio. Allora, ricapitolando, i tre personaggi sempre presenti, importanti nelle fiabe sono il protagonista, che spesso è l'eroe, e l'eroe deve combattere un cattivo per essere un eroe. Il secondo personaggio è proprio il cattivo, l'ho messo al contrario, è proprio il cattivo, che è chiamato l'antagonista, ed è il personaggio contro il quale l'eroe combatte e vince per trovare il suo tesoro, per salvare la principessa o per salvare il regno da un terribile incantesimo. Terzo personaggio sempre importante, l'aiutante o l'aiutante magico, è colui che aiuta l'eroe a compiere il suo dovere, a salvare il regno, a salvare la principessa e lo aiuta a tornare vittorioso e poi magari a sposarla anche questa principessa. E vissero felici e contenti. Intanto, buon lavoro e ci vediamo alla prossima lezione.